Venerdì 25 ottobre, buongiorno dalla redazione di Aria Impresa Network per la quotidiana rassegna stampa. Partiamo come sempre dalle pagine del Sole 24 Ore, detrazioni più tasse per i redditi alti e poi in basso dalla Fed liquidità per 120 miliardi, ma Trump alza il tiro, giù i tassi. Andiamo alle pagine interne, bonus fiscali, la riduzione parte da 300.000 grandi contribuenti, quota 100, clausola di spesa bis. E ancora, maxi taglio da 3 miliardi bloccati fino a fine anno la spesa dei ministeri. Cambiamo argomento, BCE, liquidità ampia e tassi bassi, Draghi lascia il pilota automatico. Ieri c'è stata la conferenza stampa di addio del governatore della Banca Comune Europea, della Comunità Europea, che lascia a Lagarde. E poi di spalle la sfida perduta di un'inflazione ancora troppo bassa. Lagarde dovrà gestire un consiglio spaccato. Liquidità scossa della Fed, che è la banca degli Stati Uniti d'America, da 120 miliardi. In basso Powell è spiazzato, il mercato in panne, il buco non è ridotto. Finanza e mercati, accordi fittizi e contratti falsi, così funzionava il sistema della Bio-On, un sistema che ha procurato una perdita di oltre 1 miliardo di euro. Andiamo avanti, indici di crisi a misura di impresa, controlli ogni 3 mesi. Il monitoraggio parte dal bilancio e dalla tesoreria. E ancora la lunga marcia delle manette agli evasori. Con la stretta sulle false fatture rischiano contribuenti ignari. Doppio binario, avvertimento della consulta sulle condizioni. I co.co.co. sempre più vicini alle tutele del lavoro subordinato. Agevolazioni, bandi cumulabili con il credito RES. ISA, niente anomalie basate su dati che non sono fiscali. Cambiamo giornale, passiamo a Italia Oggi, reati fiscali, conviene pentirsi. Ancora il Corriere della Sera, questa è la mia pagina, non ci sono notizie se non il saluto di Draghi, lascio la BCE, non ho rimpianti. Ecco l'intervista di Draghi, l'addio di Draghi, lascio a Lagarde una BCE forte e indipendente. Il timoniere che ha salvato l'euro, 8 anni vissuti in prima linea. Ancora Gualtieri all'Unione Europea, siamo stati prudenti nella manovra, evidentemente. Sgravi fiscali e tasse, guida per le famiglie. Passiamo alle pagine più strettamente di economia del Corriere della Sera. Caso Ilva, i sindacati convocati al Ministero. E poi in basso il titolo principale, Sud la priorità e l'industria. Lo scudo legale, la tutela c'è. Chiudiamo con una notizia dolce, la sfida di Ferrero con un biscotto alla Nutella da 120 milioni. E con questo abbiamo concluso, l'appuntamento è per lunedì.